A Napoli regnava Ferdinando, che passava le giornate su un battiano, mentre invece la moglie, Donna Teresa, se va sempre arraggiata, che faccia appeso, un musso lungo, non rideva mai, come avesse passato tanta guai. Un bello giorno, Amelia, la cameriera, le ricetta: «Maestà, questa è la pastiera. Piace femmina, uomini e creatura. Uova ricotta, grano e acqua ricciura. Bastate insieme zuccheri e farina, la può portare a sorrire, e pure la regina». Maria Teresa facetta la faccia brutta, ma sta canna riceva «io paraviso» e le scappava pure un pizza riso. Allora il re ricetta: «Ecco Marina, per far ridere a te c'ho la pastiera. Moglie mia, vieni qua, dammi un abbraccio. Chi sto dolce ti piace, eh? E mo cossaccio, ordina al cuoco che a partir da adesso sta pastiera la faccia un po' più spesso. Non solo a Pasqua, che altrimenti è un danno, e per far ridere ha da passare Natale».